Il 12 giugno ci sarà un appuntamento importantissimo, ma sembra che sia importante per alcuni e meno importante per altri. Di questo vogliamo parlare, referendum sulla giustizia, siamo tutti chiamati ad andare a votare, è importante farlo, però sembra che per la grande stampa democratica, per le televisioni, di questo non si debba parlare, ci debba essere una censura. Addirittura normalmente i referendum si sono sempre svolti nell'arco di una giornata e mezzo, in questo caso casualmente soltanto domenica. Perché, Piero? Beh, perché hanno paura del quorum. Adesso parliamoci chiaro, non è che sono un referendum che stravolgono la giustizia italiana, perché purtroppo è difficile farlo con i referendum per una ragione molto semplice che si può spiegare. Per toccare davvero la giustizia italiana bisogna toccare la Costituzione, perché la Costituzione era incardinata in modo tale che è assai difficile arrivare ad una giustizia giusta. Io per giustizia giusta intendo semplicemente giustizia. Oggi esiste la magistratura ed esiste la giustizia e sono due entità separate e in contrasto fra loro. Oggi la magistratura è un concentrato di ingiustizie, politica, rapporti di potere, scalate al potere e ingiustizia. Raramente una sentenza giusta, raramente. Può darsi, alcune sono giuste, ci sono dei giudici per bene, ci sono, ma anche perché tu lo sai, ci sono dei meccanismi per cui il PM si sceglie il giudice. Quindi se tu capiti col PM che ti vuole rovinare, ti rovina, non c'è niente da fare, sceglie il GIP, sceglie il giudice, porta il processo fino alla fine. Noi partiamo da qui, cioè dal massimo dell'ingiustizia. I referendum spaccano un meccanismo senza fare chissà quale. Magari non lo stravolgono, però è un segnale, no? La magistratura, non la magistratura, attenzione, la metà della magistratura, la metà, perché c'è stato recentemente lo sciopero che ci ha spiegato, cioè una metà di magistrati che non sono subalterni al potere dell'ANM, cioè del partito dei magistrati, e un'altra parte invece. E l'altra metà che è subalterna, metà magistratura è per bene, è onesta, ma non riesce a lavorare, non riesce a fare il suo lavoro, e probabilmente non ha neanche il coraggio di ribellarsi. I referendum spaccherebbero questo meccanismo e ci sarebbe la possibilità di ricominciare a parlare di giustizia. I magistrati non lo vogliono e oggi, guarda, è così, ora, oggi il partito dei magistrati ha in pugno il Parlamento italiano. Ha in pugno il Parlamento italiano e lo comanda a bacchetta. E ha in pugno anche i giornali. I grandi giornali, che ormai sono tutti alla coda dei giornali della Procura, sì. Il Fatto, questi giornali proprio. E quindi ti boicotteranno fino alla fine, loro non possono permetterselo di perdere. Possiamo, Paolo, dire che non è questa un referendum, una battaglia ideologica, politica, e per cui no, alcuni si devono dissociare o meno, per dire non diamo la vinta alla Lega o meno, ma questa è una battaglia che tutti insieme dovremmo andare a vincerla per questo referendum, cioè scardiniamo questo, e quindi questo silenzio può dipendere anche da questo, da non dare un trofeo, si dice, no, in mano a Salvini. Comunque. Guarda, io, come ha detto ieri sul Riformista Claudio Petruccioli, penso che i partiti non dovrebbero neppure dare l'indicazione di voto in un paese normale, in un paese civile, che l'indicazione di voto dovrebbe essere data da comitati di cittadini che vogliono il referendum, eccetera. E però qui, in questo paese, dove i partiti daranno indicazioni di voto e soprattutto stanno già dando l'indicazione di non andare a votare per far fallire, esatto, il referendum, siamo ad un livello di boicottaggio che operano esattamente quello che tu chiamavi la grande stampa democratica, ma certo, non è democratica, non è proprio per niente democratica, e i partiti stanno boicottando questo referendum. Perché? Perché in questo braccio di ferro che loro subiscono da 30 anni con la magistratura, sono proni, sono ricattati, ricattabili, i principali esponenti e loro anche come partiti, ma poi alcune cose sono clamorose, perché in questi anni, cioè, il partito della sinistra più importante ha ceduto alla magistratura titolarità totale sulle questioni della giustizia e dell'ingiustizia. Ma quando mai un partito che si definisce di sinistra nella storia ha ceduto ad altri la rivendicazione dei diritti? E oggi la rivendicazione dei diritti viene fatta invocando le guerre. Oppure ci pensi la magistratura male, facendo del male ai più poveracci, insomma. Quindi
Bene, i partiti hanno in questi anni subito sempre le cose e se ne sono lamentati quando tocca a loro. Cioè qui c'è un referendum che dice l'abuso, gli eccessi delle motivazioni per la carcerazione preventiva. Vuoi che ti faccio un elenco di 15, 16, 18 politici che in Parlamento si sono lamentati per la carcerazione preventiva di altrettanti loro colleghi? Poi c'è la legge Severino. Cos'è la legge Severino? Per sommi capi è una cosa che leva la titolarità agli eletti, e cioè che siano il Parlamento, i comuni o le cariche elettive elette dal popolo, di decidere, di ragionare, perché automaticamente dà alla magistratura un bonus: tu incrimini uno e quello se ne deve uscire da quella carica, anche se l'hanno votato quelli del suo comune, tutti quanti, magari per un reato bagatellare, quelli che come al solito ci finiscono i sindaci, eccetera, eccetera. Beh, allora, detto questo, dopo aver per anni pianto gli eccessi della magistratura contro questo e contro quello, loro hanno abdicato quando levarono l'immunità parlamentare. Questi sono i partiti che hanno ancora, sono gli eredi, non dei partiti che vengono dalla Resistenza, certo, per i quali posso avere il massimo rispetto. Questi sono i partiti che hanno fatto la Costituzione, questi sono i partiti che hanno levato l'immunità parlamentare. E quindi questi partiti sono, secondo me, i principali colpevoli della questo è un motivo della cosa della Costituzione, del deragliamento della Costituzione. È un altro dei tanti motivi per cui è importante, per non dire fondamentale, che tutti insieme il 12 di giugno si vada ad apporre sì per il referendum, perché, come dice proprio il riformista, perché abbiamo diritto ad avere più diritti. Quindi mi raccomando, votiamo tutti sì il 12 giugno.